Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo video di Road to Farming Simulator 25. Ormai 18 giorni ci separano dal nuovo capitolo di Farming Simulator, e oggi Giants ci sforna un altro video e un altro vlog. Oggi si parla del sistema di presa manuale delle motoseghe, degli oggetti, ma soprattutto si parla delle presse di rani wrap, delle pellicole per fasciare le vostre balle quadre o tonde, delle reti, degli spaghi. Insomma, faremo un viaggio verso questa nuova feature, no, come dicono gli inglesi, di Farming Simulator 25. Quindi tanta robina. Io come sempre ringrazio Giants per avermi mandato il materiale in anteprima. Tutto questo è possibile perché sono un partner argento. Come fare per aiutarmi a mantenere l'argento? Sì ragazzi, perché è possibile retrocedere. Se nessuno compra dai tuoi link, retrocedi, quindi torni a bronzo, torni a regular e poi torni per strada, come si suol dire. Quindi è importante, amici miei, che voi acquistate Farming Simulator 25 se volete aiutarmi dai miei link. Se siete da PC, qua sotto c'è il link diretto, oppure usando il codice partner RobbyMel. Tutto questo ovviamente senza alcun sovrapprezzo. Vi ricordo anche che sono in live tutte le mattine e tutte le sere sulla piattaforma Viola, dove se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis, aiutando e sostenendo il mio lavoro e il mio canale. Vi ricordo anche gli abbonamenti, i tre piani di abbonamenti qua sul tubo: Caffettino, Base e Popolo del Tubo. Popolo del Tubo vi dà accesso a gameplay di altri giochi, live complete ricaricate dalla piattaforma Viola, test mod esclusivi di Farming 22-25 e gameplay serie in esclusiva del 25. Quindi tanta robina per chi deciderà di fare questo piccolo sforzo aiutandomi, che per me è veramente tanto. E poi amici, infine vi ricordo di lasciare un bel likeino, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sul mondo di farming, perché vi ricordo che chi segue RobbyMello è sempre informatello. Ora ragazzi, io direi di andarci a vedere prima il video, lo guardiamo, lo analizziamo perché ci sono cose veramente interessanti, e poi andiamo a leggere il vlog. Vai, venite con me. Raniplast Feature, si chiama così questo trailer, che presenta quindi la nuova collaborazione con Rani, che è questa azienda che produce i film e le pellicole per fasciare le balle, perché come sapete su Farming Simulator 25 adesso le imballatrici andranno ricaricate sia di spago sia di lamina, di pellicola per le balle. Vai, godiamoci questo trailer che nasconde dentro anche una grossa conferma, un grosso ritorno, una grossa sorpresa. Cominciamo. Ecco qua ragazzi, ci vediamo già le varie pellicole dei vari colori, perché appunto ci saranno vari colori come potete vedere. E tra John Deere contro John Deere noi vediamo il merlo, ma il merlo dietro ci ha attaccato la Go Whale LT Master. Quindi per tutti quelli che si stavano ad agitare, ma ci sarà la Go Whale, non ci sarà la Go Whale, confermiamo la presenza su Farming Simulator 25 della Go Whale LT Master. E non è poco ragazzi, non è poco. Qua vediamo il merlo, vediamo i vari pallet di pellicola. Poi li vedremo meglio, vedremo tutti i colori, tutte le qualità, tutto quanto. Ed ecco qua, tutto il sistema di fasciatura. Eccola qua la Go Whale in tutto il suo splendore. Ovviamente anche qui dovremo mettere le varie pellicole. Ed ecco qua tutti i pallet delle varie pellicole, lamine, chiamatele come volete. Adesso andiamo a leggere il vlog, perché non parla solo di questo, parla anche di altro. Venite con me. E infatti il vlog si chiama Utensili manuali e materiali di consumo per l'avvolgimento delle balle. Due cose che dovresti sapere: primo, gli utensili manuali come la motosega diventano oggetti indipendenti, e secondo, devi fare scorta di risorse per avvolgere le balle perché finiranno. Ma vediamo cosa significa. Significa ragazzi che sul 25 le motoseghe, le bombolette, le spazzole per pulire i cavalli, tutta sta roba che prima ci appariva magicamente in mano premendo un tasto,
adesso saranno oggetti veri e propri che, come vedete, potranno essere riposti in determinati posti. Ci ho fatto la rima, riposti in determinati posti, ma leggiamo il vlog. Trasformare gli utensili in oggetti individuali significa che non li compri solo per vederli apparire nelle tue mani quando premi il pulsante, come succedeva sul 22. Esistono come oggetti sulla mappa, possono essere conservati in capannoni degli attrezzi e possono essere condivisi con i tuoi colleghi agricoltori. Cioè tu lo appoggi lì, dici: tizio, vuoi la motosega? Ma non è finita, ragazzi. Alcuni macchinari avranno appunto un posto per appoggiare la motosega, come in questo caso. Poi vedremo bene dopo nelle immagini in HD in alta risoluzione, perché qua si vede veramente poco. Grande, grande novità, ragazzi, grande novità che aumenta senza dubbio il realismo. E poi andiamo appunto a leggere tutto quello che riguarda appunto il film per avvolgere le balle e lo spago. Grazie a questa collaborazione con Rani è possibile quindi scegliere vari tipi di pellicole e vari tipi di lavoro che dopo andremo a vedere. E ovviamente per creare le balle sarà indispensabile anche comprare spaghi e corde. No spaghi, se famo tu spaghi, noi spaghetti, è proprio lo spago per appunto per le balle. E qui ci fanno vedere tutto nello specifico, però io direi di andare proprio a vedere le foto in HD, perché il vlog non è che ci dice più di tanto. Quindi questo è il vlog di oggi. Guardando le immagini in alta risoluzione, noi vediamo che qui abbiamo uno spazio dove può essere allocata la motosega. Quindi probabilmente questo contorno trasparente comparirà quando avremo in mano la motosega, per farci capire che lì possiamo appoggiarla. Quindi, come vedete, una volta che voi appoggiate la motosega, apparirà, la vedete? Apparirà sul vostro attrezzo forestale. Qua, ragazzi, vediamo i vari pallet caricati su un camion. Questa è la corda. Come vedete, corda, spago, comunque, eccola qua. Vedete, 96 rotoloni. Ce l'abbiamo, ovviamente questi sono per le balle quadre. Qui ce lo mostrano chiaramente. Per fare le balle quadre abbiamo bisogno di questi rotoloni qua, che troviamo in brand Lizard, oppure John Deere, Case, Class e New Holland. Poi qui vediamo il ritorno del caricatore che c'era nella Platinum. Mi sembra questo venga dalla Platinum, caricatore posteriore. E qua vediamo le lamine, un pallet di lamina, questa è nera, 120 rotoli di lamina nera. Qui vediamo tutto caricato sul camion, anche questo viene dritto dritto dai DLC del 22. E qua possiamo invece vedere le reti per le balle tonde, insomma, eccole qua. Questo è il capanno dove possiamo appoggiare le nostre motoseghe. Anche qui vedete c'è la sagoma che sta a indicare che noi lì possiamo appoggiare un attrezzo. Tra l'altro vi confermo, è stato confermato da chi era presente a quell'evento in Germania, che ci sarà la terza persona. Quindi la terza persona è ufficiale, cari ragazzi, anche se Giants non l'ha detto, ma ve lo dico io, è ufficiale. Questo è di nuovo il capanno per mettere le motoseghe, che probabilmente sarà un posizionabile. E qua abbiamo i vari colori di balle con il rispettivo scatolone, con il rispettivo pallet. Quindi abbiamo quella nera, poi abbiamo quella verde mare. Lo so, ragazzi, non sono proprio in ordine. Purtroppo le foto mi sono state mandate un po' numerate a caso, però ragazzi abbiamo quella nera, quella diciamo verde mare, quella verde scura e quella bianca. Saranno quattro, da quello che ho capito, i colori delle lamine, perché sì, anche i pallet mi sembra che siano, ecco qua sul camion si vede tutto, che siano quattro, una, due, tre, quattro. E poi i vari fasciatori lì, insomma, le varie, no, i fasciatori, come si chiamano, le varie reti e i vari spaghi. Dai, è finito qua il vlog, dai! Dai ragazzi, non ci possiamo lamentare questa settimana, è tanta tanta robina pregna, succosa,
e deve ancora uscire il fact sheet domani e non è ancora il fact sheet day, mamma mia. E che faranno vedere la prossima settimana? Non lo so, sta settimana forse un approfondimento sulla mappa asiatica che ci manca, sul benedetto solco, se c'è o non c'è sto solco sul terreno, sulla deformazione del terreno. Insomma, ci sono ancora delle cosette da vedere, ragazzi, e ci sono veramente ancora, quindi sfreghiamoci le mani. Ora vorrei sapere da voi, amici miei, che cosa ne pensate del vlog di oggi, di tutto questo nuovo sistema manuale, del sistema di balle contro balle, spaghi contro spaghi. Insomma, commentate, mi raccomando sempre, il likeino, che è veramente importante. Amici, io vi saluto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!